ragazze, bentornate sul canale. Allora, partiamo subito e questo video praticamente è il continuo del video che riguardava un make-up completo con soltanto 5 prodotti. Allora, in questo caso io andrò a modificare, a stravolgere il trucco che avete visto in quel video, ovvero un trucco fresco da giorno, molto molto naturale e con pochi prodotti, con poche aggiunte, per far sì che questo make up veramente naturalissimo diventi più strong, più adatto comunque a una serata, se non vogliamo andarci proprio a quel sapone. Quindi utilizziamo queste piccole aggiunte per modificarlo. Il primo prodotto che vado ad utilizzare, ne andrò ad utilizzare veramente pochissimi, e sto parlando del rossetto. Ovviamente un rossetto deciso, un bel rosso, un bel borgogna, un bel colore, comunque ci va subito a cambiare, come vi dico spesso e volentieri, totalmente il make up. Quindi ho deciso di utilizzare un bel colore, questo è un rosso veramente molto bello, un rosso che va nel color mattone, quindi è abbastanza deciso, di Deborah, l'Atomic Red Matte, quindi un rossetto matte, nella colorazione numero 05. Quindi vado ad applicarlo e lo stendo prima su tutte le labbra e poi vado ad aggiustare i contorni con un pennellino da labbra. Dopo aver steso il rossetto sulle labbra, sono andata a modificare i contorni con un pennellino. Adesso vado a prendere il secondo ed ultimo prodotto che utilizzerò per enfatizzare il mio make-up. Allora, devo dire che ho deciso di utilizzarne soltanto due. Non mi ero preimposta quanti utilizzarne per modificarlo e per rendere un trucco più forte, più appariscente da sera, perché volevo provare su strada, volevo vedere cosa aggiungere man mano che andavo avanti, appunto. Però siccome dopo aver messo questo rossetto praticamente è uscito uno dei miei look preferiti, che amo guardare sulle altre e mi piace anche tanto su di me, mi piace anche con la coda. Devo dire che quando faccio la coda spesso e volentieri è perché non ho i capelli strapuliti, che non stanno più bene in piega, non riescono a stare da soli, insomma non riescono a stare sciolti, e quindi non mi piaccio mai. Ma devo dire che questo trucco con la coda mi piace, perché comunque mi lascia il viso scoperto con queste labbra importanti e mi piace tantissimo. Quindi tralasciando questi fatti, come al solito che parlo tre ore di altre cose, questo trucco mi piace tantissimo così, quindi non voglio aggiungere troppo, perché secondo me è un trucco stupendo. Come vi dicevo, mi piace tantissimo guardarlo quando vedo una ragazza con questo tipo di trucco, quando la vedo in TV o comunque anche per strada, perché secondo me è molto bello. Spesso e volentieri viene sottovalutato, perché poi fondamentalmente abbiamo semplicemente le ciglia messe in risalto e le labbra, il resto è tutto quasi naturalissimo, quasi senza niente. Mi piace tantissimo proprio perché mette in risalto la nostra femminilità, queste labbra rosse che secondo me così, con il trucco degli occhi quasi nudo, secondo me questo trucco è sensualissimo, mi piace troppo. E quindi andiamo con il secondo ed ultimo prodotto che vado a mettere. Vado semplicemente ad enfatizzare la piega dell'occhio. Prima ho applicato il blush, quindi mi sono mantenuta veramente molto molto leggera, quasi non si vede, e ora per accentuare leggermente la piega vado a mettere questo colore della mia palettina Amway e Elysium Palette. Vado a mettere questo colore qui, che è il Color Entrance. Lo vado a prendere con un pennello da sfumatura e questo è il Teal Blending della Neve Cosmetics. Ne applico pochissimo, come vi dicevo, vado soltanto leggermente ad enfatizzare la piega in questo modo e sfumo il prodotto. E quindi vado un po' con l'idea proprio anche un po' a toglierlo, perché più è naturale questo look, come vi dicevo, più mi piace. E quindi questo, ragazze, è il look finito, il look modificato finito. Io spero che vi sia piaciuto, che possiate utilizzarlo per qualche vostra serata o comunque per modificare qualche look da giorno quando non avete tempo, e quindi vedete, basta un tocco e siete subito pronte per la sera. Io, come vi dicevo, lo adoro questo trucco, quindi spesso lo sottovalutiamo, magari diciamo vabbè sì, il rossetto rosso lo posso mettere, però con gli occhi nudi mi sembra troppo brutto, magari mi sembra non adatto, invece
creme, come vi ho detto, è uno dei look più belli, sensuali, affascinanti. Quindi spero vi piaccia e grazie per aver guardato.